Quindi, dato che siamo 3 giorni prima di Rosh Hashanah, studieremo qualcosa che Ottimo. l'autore del Talmud ci insegna sulla festa di Rosh Hashanah. Ottimo, ottimo. Dobbiamo Allora, fare. facciamo così. Leggiamo così, vi faccio semplicemente un riepilogo di quello che è il capitolo che stiamo studiando, perché questa lezione è una lezione di Tania, e poi da lì andiamo avanti e studiamo qualcosa su Rosh Hashanah, sempre dell'autore del Tania. Allora, dato che siamo nel capitolo 37, l'argomento di questo capitolo è che ogni mitzvah avvicina la Geulah, avvicina la rivelazione di Mashiach. Come abbiamo letto ieri nella Parashah, che quando noi torneremo dal Galut, dall'esilio, anche Hashem tornerà con noi. E questo per dirci che quando siamo andati in Galut, anche Hashem è andato in Galut con noi. È quello che la Torah ci ha insegnato nella parasha di ieri, Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Rashi dice chiaramente, ripreso dal Talmud, anzi, l'ha ripreso dal Yalkut Shimoni, che è un Midrash molto conosciuto, che dice così: che quando Hashem previsto, ha predetto ad Avram Avinu che i suoi figli andranno in Galut e che i figli dei suoi figli andranno in Galut, Hashem ha tranquillizzato Avram e anche ha tranquillizzato il popolo ebraico dicendo che anche lui sarebbe andato in Galut. Questo è diciamo che un'arma a doppio taglio, nel senso che se noi siamo la causa del nostro Galut, significa che noi abbiamo portato Hashem in Galut con noi. È per quello che ogni volta che dobbiamo fare una scelta, dobbiamo prendere in considerazione anche questo. Se vogliamo prendere con noi il re e portarlo nella sporcizia dove noi vogliamo andare. Così dice l'autore del Tanya nel capitolo 23, alla fine del capitolo 23. Dice che quando una persona fa una trasgressione è come se prendesse la testa del re e la portasse nello sporco e nell'immondizia. Quindi prima di fare una trasgressione dobbiamo anche prendere in considerazione questo. Quindi la Torah dice che Hashem tornerà da noi, con noi dal Galut, per dire che è vero che il Galut era previsto, è vero che era previsto anche che Hashem sarebbe venuto con noi in Galut, ma è vero anche che Hashem ha promesso nella parasha di Nitzavim che si tornerà tutti insieme, compreso Hashem, e compresi anche quelli che non vogliono tornare. Come dice Rashi, sempre nello stesso versetto, dice Rashi che il giorno della redenzione sarà un giorno grande e difficile. Perché è difficile? Perché dovremo convincere e forzare tutti quelli che non vogliono uscire dall'esilio, che vale la pena uscire dal Galut. E quindi abbiamo nella Torah una promessa che Mashiach sta per arrivare. Ora noi ci troviamo nei giorni in cui è vero che l'anno è iniziato male, ma come si dice sta finendo bene. Abbiamo visto come Hashem può in un attimo cambiare le sorti del mondo intero. Uno dice, ma la guerra a Gaza è difficile, ma con Hezbollah non abbiamo idea. Non abbiamo idea di cosa ci aspetta. E nel giro di una settimana l'esercito è riuscito a decimare tutti i vertici dell'organizzazione terroristica, compreso il capo che da 39 anni, qualcosa del genere, è stato una spina nel fianco per Israele, è sempre stato nascosto come un topo e ha fatto la fine del topo perché è morto. Oggi dicono che sono riusciti a tirare fuori il suo corpo e quindi non è morto per un'esplosione, è morto per mancanza di ossigeno, quindi è morto proprio come un topo. Ma d'altronde, quando uno implora a Israele di ucciderlo, alla fine Israele lo accontenta.
E lui l'ha fatto per tanti anni e quindi alla fine Israele ha dovuto accontentarlo. Lui e tutti quelli come lui e tutti gli Amalekiti che HaKadosh Baruch Hu faccia vedere al mondo che è lui che lo comanda, è lui che lo dirige. È vero che ci siamo addormentati mentre facevamo la guardia, però qui sto parlando spiritualmente, non sto parlando, nessuno si è addormentato fisicamente durante la guardia, lì è un altro discorso che non voglio toccare, ma è molto più doloroso. E quindi quello che voglio dire è che quest'anno, Bezrat Hashem, le nostre tefillot dovranno essere un po' più concentrate sulla redenzione, sulla pace tra di noi, che è la medicina a tutti i nostri malanni. E Bezrat Hashem sarà l'anno nuovo. Sapete che ogni anno, prima di Rosh Hashanah, si legge la parasha di Ki Tavo, che è la parasha che elenca 98 maledizioni, e perché la si legge prima di Rosh Hashanah? Per dare questa indicazione, Tichle Shana Vechile Lotea, che possa concludersi l'anno e tutte le sue maledizioni, e quindi possiamo, che per noi sì, potremmo avere un anno di benedizioni come la parasha di ieri, Atem Nitzavim Hayom Kulachem. Nonostante tutte queste ammonizioni, dice Moshe Rabbeinu al popolo: vedete che siete ancora qui e siete astanti, si dice in italiano. State in piedi a temnitzavim hayom, però la condizione è kullechem, quando siamo tutti uniti. Quindi, detto questo, volevo ricordare che il nostro lavoro per portare Mashiach è quello di fare le mitzvot fisiche. L'autore del Tanya ci spiega nel capitolo 37 che dobbiamo renderci conto prendere atto del fatto che molte delle mitzvot che noi facciamo sono mitzvot che per farle abbiamo bisogno degli oggetti fisici, degli oggetti che prima di fare di loro una mitzvah non avevano nessun legame con la spiritualità. Ad esempio, quando io devo prendere il corno di un animale e farlo diventare uno shofar per poter suonare e fare la mitzvah di suonare lo shofar a Rosh Hashanah, oppure di prendere la pelle di un animale e fare di questa pelle un sefer Torah, dei tefillin, delle mezuzot, prendere delle monete e fare di questo la mitzvah della tzedakah, prendere della frutta e della verdura, delle piante, fare di questo la mitzvah sukkot degli arba minim e anche la sukkah, eccetera. O addirittura del buon cibo che le nostre brave mogli ci preparano per Shabbat, che è una cosa fisica, e ognuno in base alle sue tradizioni. Siamo tutti gelosi delle nostre tradizioni, chi dal Marocco, chi da Tripoli, chi dall'Egitto, chi da paesi Ashkenaz, non so come, ma sono gelosi anche loro delle loro ricette. Sto scherzando, chiaramente. E quindi con il cibo di Shabbat noi facciamo la mitzvah di fare piacere a noi stessi il giorno di Shabbat, che è la mitzvah vekarata la Shabbat oneg. E quindi ogni mitzvah così avvicina la Geulah, la redenzione. Quindi tutto quello che noi facciamo è trasformare quello che è fisico in un supporto per la spiritualità. Facendo questo, da più di 3.000 anni siamo riusciti a trasformare il mondo intero in un mondo che è un supporto per la Kedushah. Adesso c'è semplicemente quello che si chiama il colpo di coda delle forze del male che non vogliono accettare di aver perso. Infatti a Rosh Hashanah, quando noi suoniamo lo shofar, lo suoniamo sia per conto suo, sia durante il Musaf. Questo per dare il colpo di grazia al Satan, perché il Satan ogni volta che sente il suono dello shofar crede che sia arrivato Mashiach e quindi trema, perché quando arriva Mashiach lui è sconfitto. E quindi noi suoniamo lo shofar una volta e lo suoniamo una seconda volta, così nel caso lui non abbia capito che deve considerarsi sconfitto, noi il giorno di Rosh Hashanah dimostriamo a Kadosh Baruch Hu di avere totale e piena fiducia in lui, che ci dà un anno di vita, un anno di salute e che non prenda assolutamente in considerazione tutte le accuse che il Satan mette davanti ad Hashem il giorno di Rosh Hashanah.
Detto tutto questo, volevo diciamo, condividere un pensiero che trovo in giro su Rosh Hashanah dall'autore stesso del Tanya, che dedica molte, molte spiegazioni su questo giorno così temuto, così importante, che è il giorno di Rosh Hashanah. Se avete qualcosa da aggiungere, da chiedere, da commentare, Sì, certo. eccoci. Per esempio, che questo Rosh Hashanah potrebbe essere sconfitto, eh? Anzi, così vieni qua direttamente, ci vediamo già direttamente al cocktail. Ecco, perché sei lì tu? sì, eh. Ancora lì? Io sono ancora qui, ma sì, ma sono anche qui a Rosh Hashanah. Ti sto aspettando, aspetto te, Vittorio. Silvano, tutti quanti, Guarda, voglio dirti una Rabobetto. cosa molto bella. Voglio dirti Sì. che io avrei dovuto essere in Israele adesso, Ah, però mi hanno annullato il volo qualche ora prima di uscire di casa. Dovevo partire martedì scorso. E ho riflettuto sul fatto che Israele, adesso dico qualcosa di molto forte, non vi piacerà, ma fa niente, è così lo stesso. Israele non mi ha voluto, non mi ha invitato, perché quando uno fa un viaggio in Eretz Israele, perché ha ricevuto l'invito da Eretz Israele. Quindi il messaggio per me prima di Rosh Hashanah è datti una mossa, datti una scossa, datti da fare, perché Israele ancora non ti ha invitato e non ti ha voluto. Quindi io dico sì. Guerra, Hezbollah, aerei, antisemiti, bla bla bla. Se Israele mi invitava, sarei stato in Israele adesso. E purtroppo mi trovo da qualche parte nella provincia di Verona, perché? Non è vero che non ti voleva, non è vero, A perché te tu, ha se ci sono voluto, io, sei lì. che sono allievo tuo e che sono talmente, cioè Mashiach Now, non so come dire altro, non ho altre parole, guardo se arriva da qualche parte. Anche in questo momento vuol dire che è stato solo un caso che non eravamo insieme e quindi vuol dire che forse non sei dovuto venire con l'aereo perché poi vieni direttamente con lui, capisci? È un. Sì. Comunque, già che sei lì, tu alza gli occhi, di Hashem, io sono qua, non farmi tornare indietro nel Galut. Sono già qua, fai in modo che Sono già non desideri. qua. Così arriviamo anche noi, dai. Ok, Baruch Hashem. qualche parola su Rosh Hashanah. Dunque, noi sappiamo che Rosh Hashanah è il giorno in cui Hashem ha creato l'uomo, è il compleanno dell'uomo. Ieri era il compleanno del mondo e abbiamo il primo, il secondo, oggi ci troviamo nel secondo giorno della creazione. Sapete che i cabalisti ogni giorno dal 25 di Elul fino al giorno di Rosh Hashanah leggono nella Torah quella parte che racconta della creazione di quel giorno. Quindi ieri hanno letto il primo pezzo della parasha di Bereshit che dice Bereshit bara Elohim fino Vayere Vayeboker Yom Echad. Oggi hanno letto il secondo giorno fino a Vayere Vayboker Yom Sheni e così fino a Rosh Hashanah Vayere Vayboker Yom Hashishi. Perché? Perché Rosh Hashanah è il giorno più importante tra tutti i giorni della creazione, perché il fine della creazione è stato portato a termine con la creazione dell'uomo. Infatti, la Torah dice nel sesto giorno della creazione Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu, faremo l'uomo con la nostra forma e la nostra immagine, così dice la Torah. Il Talmud, trattato Megillah, ci racconta una storia di un re che si chiamava Tolomeo, credo in italiano, Talmai Hamelech. Era il re, giusto? Ok, grazie per la conferma. Era il re, un re greco che ha fatto un blitz, ha rapito 72 hachamim, li ha messi in 72 stanze non comunicanti tra loro, nel senso che nessuno sapeva dell'altro, e ha chiesto a loro di tradurre la Torah nella lingua greca. Quindi non avevano modo di consultarsi uno con l'altro, non avevano modo di aiutarsi, eccetera. L'unica cosa che potevano fare è concentrarsi ognuno per conto suo e tradurre tutta la Torah, e fin tanto che non avevano concluso la traduzione della Torah, erano considerati ancora rapiti da questo re. Ognuno di questi Chachamim
incredibilmente ha fatto dei cambiamenti, alcuni cambiamenti nella traduzione, perché il re non possa approfittare di quello che la traduzione della Torah possa essere uno strumento contro il popolo ebraico. E la cosa incredibile era il miracolo che era successo, che tutti con ispirazione divina, con Ruach HaKodesh, hanno fatto gli stessi identici cambiamenti nella traduzione della Torah. Ad esempio, il primo versetto non hanno tradotto Bereshit bara Elohim, hanno tradotto Elohim bara Bereshit, perché lui avrebbe potuto dire che Bereshit è una entità che ha creato Elohim, e quindi c'è qualcosa sopra Elohim. Quindi loro hanno iniziato con la parola Hashem, Elohim, ha creato all'inizio Et HaShamayim v'Taretz. Quando sono arrivati al versetto che ho appena menzionato prima, Naaseh Adam Bezalmenu Kimutenu, faremo l'uomo a nostra forma e immagine, l'hanno tradotto diversamente, perché se, hanno pensato che se traducevano la parola Naaseh al plurale, avrebbe approfittato questo re. E avrebbe affermato che c'è più di un Dio. Quando la Torah dice Naaseh al plurale, vuol dire che ci sono diversi dei, come era la cultura greca. Quindi, che cosa hanno fatto? Hanno cambiato una lettera e hanno tradotto Ese Adam. Invece di Naaseh con la nun, hanno messo la Aleph, è diventato al singolare. Il problema era che 1000 anni prima, una domanda simile l'aveva già presentata Moshe Rabenu. Quando Moshe Rabenu scriveva la Torah che Hashem gli dettava nel monte Sinai nei 40 giorni e 40 notti, che è salito sul monte per scrivere e portare la Torah, Hashem gli detta questa frase al plurale, e Moshe Rabenu ha detto così: Ribono shel Olam, padrone del mondo, tu dai un'apertura, tu dai la possibilità agli eretici di sostenere che ci siano due entità. Ed è una, diciamo, una domanda lecita. Moshe Rabbeinu dice a Hashem: perché dobbiamo scrivere al plurale? Naaseh Adam, faremo l'uomo. Scriviamo com'è, sei tu l'unico creatore. E Hashem gli risponde in un modo molto particolare. Gli dice: tu scrivi così, perché chi vuole sbagliare, io devo dare a lui la possibilità di sbagliare. E quindi la domanda è: perché scrivere una parola che può essere interpretata in un modo che ci può far scivolare, cadere nell'errore? Non è meglio scrivere in un modo molto chiaro, molto netto, aggiustando una sola lettera, come hanno fatto i Chachamim? E se Adam Bezalmi Ubidmuti, perché tutto questo plurale? Ma questa domanda non è una domanda sulle parole che sono state scritte riferendosi al giorno di Rosh Hashanah, perché questa creazione dell'uomo è avvenuta il giorno di Rosh Hashanah, ma anche a qualcos'altro che è successo a Rosh Hashanah. Il primo Rosh Hashanah della storia abbiamo avuto sia la creazione dell'uomo e sia il peccato originale, il peccato di Adam Arishon, il peccato dell'albero della conoscenza. Se Hashem avesse voluto impedire a Adam di cadere nel peccato, perché gli metti questo albero nel paradiso, nel Gan Eden, e gli dai la possibilità di sbagliare, e quindi lui è caduto, ha sbagliato e ha portato la morte nel mondo e le malattie e tutto quello che sono i problemi del mondo a causa dell'errore che ha fatto Adam Rishon, ma Hashem gliel'ha messo davanti. È una domanda che, se vogliamo, diciamo, aprire un pochino il panorama, è una domanda su tutta la nostra vita. Tutto il mondo è stato creato in un modo che chi vuole sbagliare sbaglia. Perché la storia di Adam e del peccato non è una storia del passato, è una storia di oggi, di adesso, in questo momento. In questo momento noi abbiamo delle tentazioni. In questo momento noi abbiamo delle cose che ci mettono in difficoltà, ci confondono la strada, il percorso che dobbiamo seguire, e spesso non sappiamo
Tutti noi abbiamo sognato di avere un angelo che ci dica vai di qua, questo fai, questo lo puoi fare, questo non farlo. Oggi vai a giocare a Super Enalotto e metti questi numeri. Chi non l'ha sognato? Avremmo voluto tutti avere qualcuno che ci indica la strada. Invece la strada che abbiamo davanti è molto confusa, è molto offuscata, c'è molta nebbia e c'è facilmente la possibilità di cadere in errore. E quindi la domanda è, in modo più generale, perché Hashem ha creato il mondo in questo modo che chi vuole sbagliare sbaglia e non in un modo in cui io posso vedere chiaramente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ieri dicevamo nella Parashah che Hashem implora e dice: vi ho messo davanti la vita e il bene, la morte e il male e sceglierai la vita. Sì, però non è facile scegliere la vita. Sceglierai la vita, così vivrai tu e i tuoi discendenti, ma scegliere la vita è facile quando hai il percorso ben, come si dice? Delineato. Definito. Delineato, delineato, sì. Ma invece quando non, siamo in mezzo alla palude, in mezzo alla foresta e non sappiamo che direzione prendere, Hashem ti dice, scegli la vita, questa è la nostra vita. Tutti i giorni noi ci troviamo in mezzo alla foresta e dobbiamo andare a destinazione, ma il problema è che non sappiamo dove si trova. Per capire questa cosa e per capire perché Hashem ha dato la possibilità all'uomo di sbagliare, tocchiamo un argomento sempre legato a Rosh Hashanah, perché Rosh Hashanah noi abbiamo la mitzvah di Lehamlich et HaKadosh Baruch Hu, vediamo se lo traduciamo in italiano, aiutatemi, mettere Incoronare, aggiungere, eleggere, incoronare, incoronare. Diciamo incoronare, ok, va bene incoronare. Anzi, va benissimo incoronare. Dobbiamo incoronare HaKadosh Baruch Hu come re su di noi. Infatti, da mercoledì sera, noi per 10 giorni cambieremo la nostra tefillah. Non diremo più Hakel HaKadosh, diremo HaMelech HaKadosh, HaMelech HaMishpat. Nella tefillah di Musaf noi diremo 10 psukim legati al concetto della Malchut. Infatti, una delle mitzvot di Rosh Hashanah è di Hashem chiede: fatemi il vostro re. E noi chiediamo, infatti, sempre nella Amidah, Meloch al kol haolam kulo bichvodech. Regna su tutto il mondo con la tua presenza, con il tuo onore e con la tua gloria. Questa è la tefilah di Rosh Hashanah. Quindi, noi a Rosh Hashanah abbiamo, come lavoro, come impegno, come dovere, quello di chiedere, di supplicare Hashem di essere re su di noi per un altro anno. In altre parole, noi abbiamo un contratto che dura 12 mesi, questo è spiegato sempre dall'autore di Tanya nel capitolo 14 dell'Igeret HaKodesh, l'abbiamo studiato qualche giorno fa, e lì l'autore di Tanya dice che HaKadosh Baruch Hu ha con noi un contratto che dura 12 mesi da Rosh Hashanah fino all'ultimo giorno dell'anno. Poi il contratto scade e dobbiamo ritrattare per un nuovo contratto. Quindi tutto questo per ricordarci che la prima volta che è stato coronato re Hashem era anche quello nel giorno in cui ha creato l'uomo. Quindi il giorno in cui è stato creato l'uomo, il sesto giorno della creazione, ha creato l'uomo. L'uomo ha fatto di Hashem il re, ma è caduto nel peccato. Abbiamo già tre cose successe in un solo giorno. Ne conosciamo bene il versetto di Teilim che leggiamo venerdì sera, quando tutti gli animali che sono stati creati un giorno prima non capivano come ci sono arrivati. E il sesto giorno vedono passeggiare tra loro questa perfezione di uomo creato con la mano di Hashem, che splendeva così tanto che il sole portava buio in confronto alla luce che portava Adam Arishon. È stato creato con la mano di Hashem ed il suo corpo fisico era talmente luminoso che dicono i Chachamim Hashaya Mahehe Galgal Chama. Davide, mi viene voglia di alzarmi in piedi e di chiederti una bracha. Sei c'è cioè, proprio da.
Cioè, bisogna fare una foto di questa. Non so se funziona, Se ci credi, a a Rosh Hashanah distanza. devi pensare anche a noi, però, non devi pensare solo a te. Certo, certamente. Nella tefilà di venerdì sera, noi diciamo un versetto che Adam Rishon aveva detto la prima volta che ha visto tutto questo mondo che Hashem ha creato. Gli animali hanno visto Adam Rishon, si sono impressionati dalla sua bellezza, dalla sua perfezione, si sono inchinati a lui. E lui ha capito l'errore e ha detto: no, 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 Bo nishtachaveh venichra, nivrecha lifnei Hashem osenu. Venite, ci inchiniamo e ci inginocchiamo. Bo nishtachaveh nivrecha, Bo nishtachaveh venichra, nivrecha. Ci pieghiamo davanti a Hashem che ci ha creato. Quindi non sono io che vi ho creato. E il giorno in cui Adam Rishon ha insegnato a tutta la creazione che c'è un solo re, il re è il creatore del mondo. Infatti, sul sesto giorno della creazione c'è il versetto di Teilim che dice: Hashem Malach, Hashem ha regnato, Geut Lavesh, si è vestito di gloria. E questo si legge nel sesto giorno della settimana, che è la vigilia di Shabbat, ogni venerdì, prima dell'entrata di Shabbat. Che cosa significa per noi? Cosa significa fare regnare Hashem su di noi? Allora, noi sappiamo che c'è una regola molto semplice, che non c'è un re se non c'è un popolo. Il re non può regnare su se stesso, ha bisogno di un popolo, ha bisogno di altre persone per regnare su di loro. Soltanto così lui può essere chiamato re. E questo addirittura è una halakha. Se io apro il Shulchan Aruch, nelle halakhot che io studio per imparare a fare le berachot su ogni cosa delle quali devo fare una berakha. Quando faccio la berakha c'è la formula fissa: Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, eccetera, sei parole. Quindi il Shulchan Aruch dice: cosa succede se uno ha detto Baruch Ata Hashem, Elokeinu, e non ha detto Melech? Deve rifare la berakha. Così dice: hai fatto una berakha in vano, hai pronunciato il nome di Hashem in vano e devi rifare la berakha. L'Alaha va avanti e dice: va bene, se uno ha fatto la barakah, ma l'ha detta così veloce e non ha detto bene tutte le parole, ha detto Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech e non ha detto Ha'olam. Ha detto benedetto tu Hashem re, ma non ha detto re del mondo. Cosa dice l'Alaha? Che comunque anche in questo caso deve rifare la barakah, perché un re non può essere re se non c'è un mondo, se non c'è un regno sul quale regnare, se non c'è un popolo sul quale essere re, perché c'è una regola: en melech belo am, non c'è un re senza un popolo. Quindi quando facciamo la berakha dobbiamo fare molta attenzione a pronunciare bene tutte le parole, e la berakha non fa parte del pasto, come mi insegnavano quando ero bambino, perché noi spesso mangiamo la berakha per poter mangiare il pasto, e facciamo la berakha che alla fine sono 9 parole e riusciamo a dirle tutte e 9 in un solo secondo, perché è così buono questa bibita che devo bere o questo wafer che devo mangiare, è così buono che non ho il tempo di dire tutte le 9 parole. Allora faccio così, bravo, e mangio. E invece è un errore, perché la Halacha dice: se tu hai mancato una parola, hai pronunciato il nome di Hashem in vano. Quindi se hai detto Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech, ma non hai detto del mondo, devi rifare la berakha, perché non può esserci un re se non c'è un mondo. La seconda regola è nella tefilah che diciamo ogni sera. Lì nella berakha dello Shema diciamo: un malchuto berazzon kibelu alehem. Il suo regno, con volontà, con piacere, con desiderio, hanno accettato su di loro. Cosa vuol dire regno in melucha? In ebraico il concetto di melucha, di regno, è soltanto quando c'è un popolo che accetta il regno di sua propria volontà. Quindi non un dittatore, non un Rodan, come si dice, sì, un imperatore, un dittatore, c'è un altro termine in italiano, Tiranno, sì. un tiranno, sì, volevo dire una cosa simile. Non si chiama re. Il re è soltanto quando, come diciamo nella Tefilah, Malchuto Beratzon Kiblu Alem.
Io ho la volontà di avere lui come re. E infatti, quando nella storia ebraica il popolo doveva accettare il primo re, che era il re Shaul, che cosa hanno detto? Hanno detto Yehi HaMelech. È una frase che piace tanto a tutti quanti noi, a David specialmente. La prima volta che abbiamo questa frase è nel libro di Shemuel, nel nono capitolo. Yehi HaMelech significa viva il re, vuol dire che io voglio avere e ho piacere, ho il desiderio di diventare suddito di questo mio re. Dopo questo passaggio che il popolo sceglie di sua volontà di coronare un re, allora il re può fissare le leggi. Il re può diventare con la forza, con la determinazione, con la severità che un re deve avere, senza più prendere in considerazione la volontà del popolo. Perché? Perché se il re prende in considerazione la volontà del popolo, non è più re, è il popolo che regna. Invece, a differenza della democrazia in cui noi regniamo, tra virgolette, non è mai successo, ma sulla carta dovrebbe essere così, un re, una volta che è stato accettato come re con la volontà del popolo, da quel momento lui non deve più fare la volontà del popolo, deve fare la volontà del regno. E questa è la differenza. Però abbiamo quindi due regole: che il re ha bisogno del popolo e il popolo deve volere il re. Ma una volta che il re è diventato re, il re è proprio colui che comanda senza prendere assolutamente in considerazione la volontà del popolo. E questa cosa è una cosa rarissima, perché non abbiamo trovato in tutta la storia dei governatori, dei re, che hanno usato propriamente questo termine, perché hanno sempre preso il potere con la forza e non si chiamano quindi re, non si chiamano quello che noi consideriamo Malchuto Berazzon, sono sempre stati nella storia dei dittatori, eccetera. Ed è esattamente la parola che Hashem ha detto a Adam Arishon quando l'ha creato, gli ha detto una frase, Urdu, infatti si chiama Rodan, l'ho detta in ebraico perché è una parola che troviamo nel sesto giorno della creazione, Urdu bidgat hayam uveofa shamayim uvechol harem saromesa laaretz. Urdu vuol dire devi comandare sui pesci che si trovano nel mare, sui volatili che si trovano in cielo e su tutti gli animali che calpestano sulla terra, calpestano la terra. Quindi l'uomo deve avere una shlita in ebraico, deve comandare sul mondo animale, non perché loro l'hanno scelto, ma perché così l'uomo deve comportarsi. Questo si chiama Urdu. Urdu viene dalla parola comando forzato. E infatti l'uomo non è re sul mondo animale. L'uomo impone la sua forza sul mondo animale. È per quello che la Torah dice Urdu bidgat hayam, eccetera. Quindi abbiamo capito che la creazione del mondo, come Hashem l'ha impostata, che chi vuole sbagliare sbaglia, torniamo all'argomento principale. Non è un errore di produzione, non è stato un bug nel sistema, no, è proprio la volontà di Hashem. È l'ingrediente principale, centrale di tutto il progetto della programmazione di questo sistema. HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo perché possa regnare su di noi. Infatti la Kabbalah chiama questa espressione della rivelazione di Hashem come re, lo chiama Sefirat HaMalchut. Abbiamo 10 Sefirot, abbiamo 10 livelli, 10 vestiti, come li chiama Eliyahu HaNavi, Levushim, abbiamo 10 vestiti. Il decimo di queste Sefirot, di queste luci, si chiama Sefirat HaMalchut. L'espressione, la Midah, chiamiamola così, l'attributo del Malchut, del regno di HaKadosh Baruch Hu su di noi. E come ho detto prima, HaKadosh Baruch Hu ha voluto e ha impostato il mondo con questa regola: chi vuole sbagliare sbaglia. Hashem ha creato il mondo con una possibilità infinita di fare errori,
di scegliere il percorso della nostra vita. Quando io vi spiego questa cosa, sembrerebbe che è una situazione ideale, quella di poter sbagliare. Chiaramente fa parte della creazione del mondo, ma non è la situazione ideale. Come abbiamo letto Shabbat, Achaim ve'amavet natati lefanecha, Aberachah ve'aklalah ubacharta bachaim. Ti ho messo davanti la vita, la morte, la benedizione e la maledizione, e sceglierai la vita. Perché il fine della creazione del mondo non è che dobbiamo scegliere di sbagliare, dobbiamo scegliere la morte e il male. Il fine di questo mondo è ubacharta bachaim, scegli la vita. Che noi si possa avere la possibilità di scegliere il bene, accettando su di noi il regno di HaKadosh Baruch Hu. Qual è il momento che è stato designato in tutto l'anno per accettare il regno di Hashem? Questo è il giorno di Rosh Hashanah, perché questo è successo una volta e noi conosciamo bene questa regola, che nel calendario ebraico quello che succede in una certa data una volta succede tutti gli anni nella stessa data. Ogni influenza divina in una certa data è un'influenza divina che si ripete tutti gli anni nella stessa data. Per quello che noi abbiamo le nostre festività, che in italiano si traduce correttamente ricorrenza, perché ricorre quello che è successo la prima volta. Infatti, quando hanno deciso i Chachamim di fissare la festa di Purim, la festa di Hanukkah, era l'anno successivo, quando hanno potuto captare la stessa influenza, lo stesso amore, la stessa luce, la stessa energia positiva che l'anno precedente era venuta a salvare il popolo. E anche la festa dell'autore del Tanya, che è il 19 di Kislev, è stata fissata dall'autore del Tanya l'anno successivo. Il 19 Kislev, l'anno successivo, l'autore del Tanya ha detto: questo è un giorno di festa per tutte le generazioni. Perché? Perché questa stessa luce che c'era il 19 di Kislev, che ha portato alla liberazione dell'autore del Tanya dalla prigione, ma che simboleggiava molto di più, simboleggiava il permesso che ha ottenuto l'autore del Tanya dal cielo di poter divulgare la Chassidut, che era vietata fino a quel momento, quel giorno, quella luce lì, quella energia lì si è riproposta l'anno dopo, e quindi tutti gli anni. E quindi questo si chiama ricorrenza. Quindi a Rosh Hashanah, il primo giorno dell'anno, trasmette, rappresenta questo primo passaggio di base nel servizio di Hashem, come abbiamo detto, quello di accettare il giogo di Hashem su di noi, di prendere una decisione forte, che dal momento che abbiamo scelto Hashem come nostro re, è lui che decide per noi, e quindi quello che lui ha deciso è quello che vale. Quello che lui non ha deciso deve essere messo da parte. Quello che Hashem ci implora, ubacharta bechaim, non la mia volontà. È vero che io ho la possibilità di sbagliare, è vero che Hashem ha creato in questo mondo così, con questa impostazione, ma Hashem mi ha imposto di scegliere la vita, quindi di annullare me stesso e di fare tutto quello che devo fare, perché io ho scelto Hashem come mio re, con simcha, con gioia, e con piacere. Questa è l'idea di Rosh Hashanah. L'idea di Rosh Hashanah, i Chachamim dicono: Questo colore qua. Sì, sono due. è vero che è il giorno di. Diciamo, le volevo, diciamo, allora. È vero che è il giorno del giudizio per tutti quanti noi, quindi un giorno molto serio, ma l'Halakha dice che da una parte dobbiamo avere il giorno di Rosh Hashanah un viso serio, ma dall'altra parte dobbiamo anche essere felici. Felici di che cosa? Di aver ottenuto da Kadosh Baruch Hu di essere il nostro re per l'anno che viene. E questo è il lavoro di Rosh Hashanah. Ho studiato questa settimana una cosa carina. Voi sapete che quando noi facciamo le mitzvot, ogni mitzvah che facciamo cerchiamo di studiare, di capire, di approfondire il motivo della mitzvah. E i Chachamim si dilungano sempre: perché dobbiamo accendere le candele il venerdì? Cioè,
Ci sono mille motivi, perché la Chava, il sesto giorno della creazione, il giorno in cui è stata creata, lei ha partecipato al peccato originale e quindi ha portato il buio nel mondo e quindi tutte le donne sono figlie di Chava, devono accendere le candele il venerdì sera per riportare la luce. E ci sono migliaia di altri motivi, infiniti motivi per ogni mitzvah. Nello stesso modo, ci sono tanti motivi per i quali noi suoniamo lo shofar. Vi faccio un esempio molto veloce. Perché suoniamo lo shofar a Rosh Hashanah? Per ricordare ad Hashem il sacrificio che Avraham Avinu ha fatto il giorno di Rosh Hashanah, quando era disposto a prendere suo figlio e sacrificarlo e portarlo sull'altare. Ed è stato scambiato Yitzhak con un montone, e quindi noi usiamo il corno del montone a Rosh Hashanah per ricordare a Kadosh Baruch Hu e lo Shel Yitzchak, il montone di Yitzchak. Parentesi, c'è un passo nel Talmud, trattato Ta'anit, le prime pagine, che dice chiaramente che Hashem non ha mai, mai, mai chiesto a nessuno di sacrificare nessuno. Quindi, tutta la storia dove le persone sacrificavano gli esseri umani, chi sacrificava un suddito, chi sacrificava il proprio figlio, nella storia. Abbiamo visto anche dei re che hanno sacrificato i propri figli perché stavano perdendo la guerra ed erano convinti che sacrificando un figlio le sorti si sarebbero capovolte. Hashem non ha mai chiesto a nessuno. Questa cosa è nata dal fatto che Hashem chiede ad Avraham Avinu di portare suo figlio sull'altare, ma ha chiesto solo questo: Ve'aleu sham le'olah, portamelo sull'altare. Non ha mai chiesto di, come dice Rashi, aleu e non shachteo, non di shachtarlo. Non di sgozzarlo, soltanto di portarlo sull'altare. Infatti l'angelo è venuto ed ha fermato la mano di Avraham Avinu prima che potesse fare questa cosa, ma siccome Avraham Avinu aveva già creato l'altare, Hashem gli aveva predisposto un montone, che secondo la Mishnah in Pirkei Avot, capitolo 5, 10 cose che sono state create il primo giorno, Af Elo shel Avraham Avinu, anche il montone di Avraham Avinu era già stato previsto nel primo giorno della creazione. Quindi noi suoniamo lo shofar per ricordare che siamo figli di Avraham Avinu, che era disposto a sacrificare suo figlio. Ma ricordiamo anche con il shofar il giorno che abbiamo ricevuto la Torah, perché quando abbiamo ricevuto la Torah c'è scritto Vayhi kol ha-shofar olech v'chazek me'od Moshe yedaber ve'elokim ya'anenu bekol. La presenza di Hashem si è materializzata, se così si può dire, si è manifestata, la parola più giusta, con il suono dello shofar. Quindi quando noi il giorno dello shofar suoniamo lo shofar, ricordiamo ad Hashem che tu sei andato a chiedere a tutte le nazioni chi voleva la Torah e tutti ti hanno sbattuto la porta in faccia e noi abbiamo detto sì, noi siamo il popolo dello shofar. Il popolo dello shofar significa del giorno del dono della Torah, che abbiamo ricevuto la Torah. Ma in realtà tutto questo era un'anticipazione per dirvi che il motivo per il quale i Chachamim sono tutti d'accordo perché si suona lo shofar è perché Hashem l'ha chiesto. Infatti nella Torah c'è scritto Yom Teruah Yeh Lachem uvachodesh ha-shevi'i be'echad lachodesh, nel settimo mese, il primo giorno, Yom Teruah Yeh Lachem, il giorno della Teruah. Teruah vuol dire il suono che si chiama Teruah. Ora, e va bene, certo, anche i tefilini Hashem che li ha chiesto, anche la mezuzah e anche le candele di Shabbat e tutte le mitzvot che facciamo e non consumare carne e latte, eccetera, eccetera, è tutta la volontà di Hashem. Perché i Chachamim sono d'accordo che si suona lo shofar perché Hashem ce l'ha chiesto. E perché non l'hanno detto sulle altre mitzvot? Perché sulle altre mitzvot si sono dilungati a dare delle interpretazioni chiaramente interpretazioni vere e autentiche, ma non si sono soffermati sull'idea di Hashem ce l'ha chiesto. Perché sul shofar hanno sottolineato l'idea Hashem ci ha chiesto di suonare il shofar? Perché è proprio questo il giorno di Rosh Hashanah. Il giorno di Rosh Hashanah è quello di accettare Hashem come re, quindi di fare quello che Hashem ci ha chiesto. Quando io suono lo shofar perché questo, perché l'altro, per questo motivo, per l'altro motivo, quindi sto dando a me stesso sto facendo un ragionamento con me stesso, sto dando a me stesso una spiegazione, un pretesto per inquadrare la mitzvah. Non devo dare un pretesto per inquadrare la mitzvah. Sto suonando lo shofar perché oggi è Rosh Hashanah, il giorno in cui
devo fare quello che Hashem mi chiede. E quindi tutti sono d'accordo sul fatto che suono il shofar a Rosh Hashanah perché Hashem me l'ha chiesto. Quindi il giorno di Rosh Hashanah è il giorno in cui dobbiamo essere concentrati con la nostra mente e con il nostro cuore nell'avere un anno davanti in cui saremo dei buoni sudditi e in cui Hashem sarà un buon re per noi. Questo è il significato della Chassidut sul giorno di Rosh Hashanah. C'è una storia carina con la quale voglio concludere. Il Baal Shem Tov, il fondatore del movimento della Chassidut, lui diceva in occasioni particolari o anche non occasioni particolari, rivelava i segreti della Torah basati sulla corrente della Chassidut. E quando parlava ai suoi allievi, c'era sempre davanti a lui, sul tavolo, una bella bottiglia di vino rosso. E tutta la gente era lì e chiedeva, boh, gli allievi dicono, cosa ci fa una bella bottiglia di vino rosso? Ci sono tanti motivi, perché sappiamo che quando si dice di Bretolà sul tavolo, quello che c'è sul tavolo assorbe le parole. Se poi noi possiamo ingerire il cibo che era sul tavolo o le bevande che c'erano sul tavolo, quindi ingeriamo ciò che ha assorbito le parole di Torah. E quindi abbiamo materializzato di più dentro di noi le parole di Torah. Ma il vero motivo, così i Hasidim raccontano, il motivo per il quale sempre il Baal Shem Tov aveva una bottiglia di vino rosso sul tavolo, è perché quando il Baal Shem Tov rivelava i segreti della Torah, dovete sapere che i tzaddikim, quando rivelano i segreti della Torah, loro praticamente fisicamente sono qui, ma la loro anima si trova in cielo. Quindi loro fanno come da canale che trasmettono parole di Torah. Quindi sono la bocca di Hashem. Così viene chiamato Moshe Rabbeinu e tutti gli altri tzaddikim. Sappiamo anche il Rebbe, quando diceva dei Ma'amarim, metteva un fazzoletto intorno alla mano, si legava la mano molto forte con questo fazzoletto. Perché? Perché doveva rimanere legato a qualcosa di fisico, perché lui, la persona, l'anima, andava in cielo. E ci sono tante storie che una volta lui era dopo un attacco cardiaco molto forte, aveva ancora le apparecchiature addosso e il suo cardiologo ha testimoniato che quando lui ha detto il Mammar per 45 minuti il suo cuore non aveva battuto. Ed è una cosa non naturale assolutamente. Ma siccome stiamo parlando del Rebbe, il Rebbe era una persona spirituale, il corpo era soltanto la scusa. Quindi quando lui diceva discorsi di Hasidut, andava in cielo e faceva da altoparlante, faceva da canale come l'ha fatto Moshe Rabbeinu e tutti i tzaddikim, portando in questo mondo la parola di Hashem. Il Baal Shem Tov, quando diceva Divrei Torah, esattamente succedeva la stessa cosa, ma il viso del Baal Shem Tov diventava molto molto rosso, perché lui diceva Divrei Torah in un modo così si incendiava, così si può dire, con le parole di Torah che lui pronunciava, che il suo viso proprio diventava rosso. E questo è il motivo per il quale c'era la bottiglia di vino. Perché? Perché chi voleva sbagliare, poteva sbagliare. Ci sono due modi per avere il viso rosso: o studiare Torah come il Baal Shem Tov, o bere il vino. Quando una persona beve vino diventa rossa. Quando una persona studia Torah e si lega con la Torah come il Baal Shem Tov, il suo viso diventa rosso, si illumina, inizia ad ardere. Il Tanya parla tantissimo di questo, del Benoni che arde come il fuoco. E quindi chi vuole sbagliare e pensare che il viso del Baal Shem Tov era rosso perché ha bevuto vino e non perché sta dicendo di Divrei Torah, che sbagli tranquillamente. Ma perché dobbiamo dare alla persona la possibilità di sbagliare? Togli la bottiglia di vino, vedi il Baal Shem Tov che ha il viso molto acceso, che ha il viso infuocato, e dici, mamma mia, è in Gan Eden e ci sta trasmettendo parole di Torah. Perché gli metti la bottiglia davanti? Perché in questo mondo bisogna dare sempre la possibilità all'uomo di sbagliare. Soltanto se dai all'uomo la possibilità di sbagliare, allora puoi fare di Hashem il tuo re. Quando dici non voglio sbagliare, voglio fare la volontà di Hashem, Hashem diventa il tuo re. Ma se non c'è la possibilità di sbagliare, Hashem non è un re, non è un re di nostra volontà. Diventa un re che si impone su di noi, perché non ho altra possibilità.
soltanto dandomi un'altra possibilità, io posso fare di Hashem quello che è il termine autentico della parola re, che significa la mia volontà è quella di chiederti di diventare il mio re, non il mio dittatore, non il mio tiranno, non quello che mi imporrà la vita portandomi sofferenza, eccetera, eccetera, ma sono io che te lo chiedo. Ecco perché per poter avere un re in questo mondo bisogna avere la capacità di sbagliare. E quindi a Kadosh Baruch Hu ha impostato il mondo così, purtroppo abbiamo la capacità di sbagliare e capita di sbagliare, soltanto per arrivare al giorno di Rosh Hashanah in cui noi alziamo gli occhi e diciamo Meloch al kol haolam kulo bichvodecha, regna su tutto il mondo con la tua gloria e la tua presenza. Speriamo che a Kadosh Baruch Hu decida che tutte le mitzvot che abbiamo fatto in questo mondo negli ultimi 3.336 anni, aggiungendo le mitzvot di Abramo, Isacco, Giacobbe fino a Moshe Rabbeinu, siano sufficienti per poter rivelare la vera verità di questo mondo, che non è altro che un supporto per la presenza di Hashem con la rivelazione di Mashiach Zitkenu. Quindi approfitto per augurarvi un anno dolce. Non dimenticatevi di mangiare la mela col miele e in base alle vostre tradizioni dovete sapere che queste tradizioni che abbiamo di fare il Seder di Rosh Hashanah non sono cose semplici, anzi sono legate fortemente con i nostri patriarchi, addirittura un po' lunga da spiegare, non ve la spiego, ma sappiate che se noi mangiamo le fave in ebraico si chiamano rubia perché la mitzvah è di Peru Urbu. Se noi mangiamo la mitzvah, quello che si chiama carte, che è il porro, è perché Avraham Avinu ha fatto un patto con Hashem che si chiama Karat et Taberit. E quindi tutto quello che noi abbiamo sul tavolo a Rosh Hashanah, abbiamo davanti un legame fortissimo con i nostri avi, un legame fortissimo con il patto che abbiamo fatto con Hashem, che Hashem ha fatto con noi. E quindi non sottovalutiamo quello che è il Seder di Rosh Hashanah. E quindi non mi resta che augurarvi Shana Tova, grazie per l'ascolto e ci Perché non vediamo. facciamo una mini lezione su questo, sul sedere e sui suoi significati? Perché io ancora non ho fatto Mezz'ora? Mincha e sta Non andando giù. adesso, magari, che ne so, lunedì, Ma martedì. Belin Eder, vi mando un messaggino via WhatsApp tramite Rav Miki e vi faccio l'elenco E delle così attività. facciamo un Cavolo, Shoshana un'idea. Facciamo un veramente. ripassino, facciamo anche. D'accordo, No, d'accordo. no. No, non Grazie. vogliamo Grazie. impegnare.